Allora, buonasera a tutti. Grazie per la vostra presenza. Ci avviamo alla presentazione di un romanzo di un giovane emergente dal titolo La compagnia del lupo e la 40ª porta. Il giovane emergente è Riccardo Cristiano, alla mia sinistra. L'opera è edita dalle Officine Editoriali d'Acleto e è uscita, diciamo, recentemente, marzo 2022. Prima di avviarci con la presentazione intervista di questo romanzo, chiederei al dottor Carmine Altomare di offrirci il suo saluto e la sua parola. Sì. No, intanto siamo pochissimi intimi, quindi vuole essere giusto un saluto e un ringraziamento a Riccardo che ha pensato di presentare il libro qui presso la tenuta. Dicevo, siamo pochi intimi perché il tempo non è dei più belli, quindi probabilmente molta gente ha preferito, come dire, non rischiare. Per noi come tenuta è, come dire, avviene spesso che facciamo questo tipo di iniziative e quindi la cosa ci fa enormemente piacere. E la tenuta con queste iniziative vuole, come dire, presentare un aspetto culturale che poi forse a Rogliano manca, oppure se c'è magari ha una cornice diversa da questa che abbiamo qui alla tenuta, quindi vogliamo con questo continuare a fare questo tipo di attività. L'altra volta ne abbiamo fatto appunto un'altra, ce ne sarà ancora un'altra nelle prossime settimane. E quindi, ripeto, solo un saluto e un ringraziamento per voi che siete presenti e gli auguri a Riccardo perché possa dopo questo libro farne tanti altri. Con lui ci siamo conosciuti un po' qualche mese, diversi mesi fa, un annetto fa forse, e quindi lo ringrazio appunto per aver scelto la nostra tenuta per la presentazione di questo libro e grazie a voi per essere presenti. Grazie. La compagnia del lupo è un romanzo saggio. Romanzo saggio perché è scritto in prima persona. Ed è proposto in una forma agile e coinvolgente, tanto da sollecitare una lettura ad un fiato. Il romanzo è il frutto di un viaggio che, pur svolgendosi su due piani paralleli, alla fine finisce per trovare il proprio momento di convergenza e lo trova nella dimensione in cui si condensa il senso stesso dell'opera. Il romanzo narra la storia dell'uomo che si avventura in uno scavo quasi di natura psicanalitica e procede in un cammino che si sviluppa all'interno e all'esterno del proprio io. È il tentativo dell'uomo di procedere sul sentiero della conoscenza di sé, ma anche della conoscenza del mondo che lo circonda, l'uno e l'altro intrisi d'un profondo senso di mistero. In un certo senso è un romanzo di formazione, perché in fondo il cammino del licantropo e del suo branco verso la 40ª porta
è il cammino dall'oscurità verso la luce, dal magma informe dell'esistenza quotidiana verso la consapevolezza. E mi fermo qui, una sinossi brevissima di quello che è il romanzo, per lasciare tutto lo spazio possibile all'autore attraverso una serie di sollecitazioni, una serie di domande. Domande nel corso delle quali io leggerò anche qualche brano dello scritto. Ho conosciuto Luigi mentre frequentavo il corso di sopravvivenza in Sila e diventammo subito buoni amici. Un giorno ci trovavamo all'interno del parco mitoio, dal greco metokion, indica l'appartenenza a un monastero greco, sicuramente all'abbazia dei 40 martiri. Venimmo sorpresi alle spalle da 5 individui. Allora Luigi spiegò che facevamo un giro per tracciare un percorso e realizzare una futura escursione. Quello coi baffi mi diede un calcio facendomi battere la testa contro il tronco di un albero. Fu in quel momento che Luigi seppe la verità. I miei occhi divennero gialli come l'ambra. Le orecchie mi si allungarono e una folta chioma di peli argentei iniziò a uscire dai miei vestiti. È il momento della rivelazione del licantropo all'amico. Ed è altresì l'incipit della storia, l'incipit del romanzo. Presentarne le coordinate è bene far sì che esse siano proposte dall'autore e chiedo all'autore di porre anche la giusta attenzione sull'essenza del viaggio verso la 40ª porta. Bene, innanzitutto io ringrazio Carmine, prima di tutto perché è stato gentilissimo a darmi la possibilità di presentare il libro nella tenuta Bocchinelli. Io ci sono stato perché ho dormito nella casa sull'albero, che è un'esperienza che effettivamente consiglio a tutti perché è davvero unica, e ho fatto anche il percorso qui all'interno della tenuta. Poi ringrazio il professore perché già dall'intervista che abbiamo fatto prima si sono capite alcune cose della sua sensibilità verso il leggere. Il viaggio è una cosa molto importante, il senso del viaggio. Il senso del viaggio ha inizio probabilmente quando nasciamo e quando iniziamo a venire al mondo, solo che non ne capiamo immediatamente il motivo, perché abbiamo bisogno di sbattere la testa alle volte contro la realtà. In questo caso il protagonista sbatte la testa più volte contro la realtà. La realtà gli viene data da quello che può essere la vita di tutti i giorni, confrontarsi anche contro chi va a depredare la natura piuttosto che anche dei beni culturali. Poi incontra un amico e lì nasce anche la paura di rivelarsi, perché la rivelazione della propria identità, del proprio essere, fa paura non soltanto a lui, ma fa paura magari anche agli altri che potrebbero non accettarlo per com'è. E quindi è un viaggio all'interno di sé, prima di tutto, perché è un viaggio che parte da sé, per la conoscenza e la scoperta di sé, e è un viaggio che comunque arriva fino alla 40ª porta, che dovrebbe essere un luogo dove all'interno sono custodite delle ricchezze, sono custodite dei tesori, sono custodite dei segreti, ma quello è un pretesto anche per incontrare degli amici, per fare una nuova compagnia che può iniziare in un modo, poi riformarsi e scoprire che altre persone, come ad esempio altri protagonisti del libro, a parte Luigi, come Fabio, Ilaria e Giuseppe, sono essi stessi parte di questo cammino, questo viaggio con le proprie personalità, le proprie paure. Ed è un cammino un po' come la poesia, diciamo, di un poeta greco che è proprio Itaca. Mi ricorda un po' questo l'idea del viaggio che il professore mi ha proposto in questo momento,
dove proprio si parla proprio del godere del viaggio e non tanto di pensare a quello che ci sarà alla fine del viaggio, che è un po' quello che è anche il libro. Cioè il lettore e anche il lupo stesso non pensano alla fine del viaggio, quindi ad arrivare alla 40ª porta, pensano a vivere il viaggio, perché è nell'avventura e nel viaggio stesso che si compie probabilmente quel messaggio di amicizia, di speranza e di cambiamento e anche di rivelazione di sé, che sicuramente è qualcosa che appartiene in questo caso al protagonista, ma penso appartenga a molte persone che decidono di intraprendere un cammino, sia esso avventuroso, ma anche un cammino quotidiano dove ci si deve rivelare per forza, ma prima di rivelarsi agli altri è necessario rivelarsi a se stessi. È importante quello che hai appena detto. La gioia, diceva Leopardi, sta nell'attesa, e noi non abbiamo nulla da contestare a Leopardi. L'attesa è bellissima. Il traguardo poi si rivela sempre inferiore e quindi subentra poi la delusione. E allora è giusto quello che dicevi tu, godiamoci il viaggio. Godiamoci il viaggio, che insieme con l'attesa ci renderà felici. Ma se poi l'attesa dovesse deluderci, quantomeno noi abbiamo goduto delle cose belle che il viaggio ci ha offerto. È un'altra cosa che hai sottolineato, la paura dell'altro. La paura dell'altro è un ostacolo, non solo alla conoscenza del sé, ma anche a una vita di rapporti, perché per conoscere se stessi è necessario ripiegarsi in sé, è necessario anche vivere dei momenti di solitudine, però è fondamentale il rapporto con gli altri, il creare, fare gruppo, creare sempre più rapporti attraverso i quali, con l'aiuto degli altri, rivedersi e riconoscersi nei pregi e nei difetti degli altri. Il romanzo, nel proprio svolgersi, accanto a persone che appartengono al mondo scientifico, ad esempio il professore Santoro, pone anche figure che vengono fuori dal mondo dell'occulto, dal mondo non tanto del folklore, e ha fatto bene Gramsci a sottolinearlo, ma dal mondo di quella che Gramsci considera la cultura dei più, quasi in opposizione, se non in parallelo con la cultura cosiddetta ufficiale. Allora, accanto al mondo della scienza c'è anche il mondo dell'occulto. Ci sono le magare, le megere, la veggentelina, talvolta anche messaggi e squarci che escono dalla dimensione onirica, la dimensione onirica del sogno, per non dire del particolare dell'uomo lupo, del licantropo, no? In merito c'è un passo molto suggestivo che io leggo. Caro Riccardo, tutto potevo immaginare di te tranne questo, ma va bene, credimi. Sai, pensavo a una frase di Fabrizio Caramagna: con il giusto lupo al tuo fianco, qualunque foresta di notte è piena di rivelazioni. Forse è proprio quello che stiamo vivendo. A questo punto parrebbe emergere una specie di contrapposizione fra la cultura dei più o dei semplici, come direbbe Gramsci, mi ripeto, e la cultura ufficiale. Allora tu parlaci di questo, con riferimento però alle pagine del tuo libro, spiegando anche le ragioni che ti hanno spinto, oltre a, diciamo, alla voce intima, che è la voce che ispira e quindi che spinge ciascuno a scrivere, ma che ti hanno spinto a tradurre questa voce intima in determinate immagini, in determinate figure e in determinati contesti anziché in altri.
Allora, innanzitutto io devo partire da una piccola premessa, che scrivere questo tipo di libro è significato per me davvero avventurarmi in qualcosa che già era presente. Io sono un amante del territorio calabrese, quindi da amante del territorio calabrese ho fatto tante escursioni nell'arco della mia vita e mi sono sempre... sono sempre rimasto affascinato dalle leggende, dalle tradizioni, tant'è che a scuola si studiano sempre i miti greci, però difficilmente si studiano magari le tradizioni locali, quelle che vengono tramandate da magari un'anziana signora quando si va a mappare un percorso a Serra Castagna, come è successo a noi, e poi ci raccontano della leggenda della ninfa che stava vicino al fiume, eccetera eccetera. Io lo sentivo come bisogno, far conoscere i luoghi del cuore, ma comunque i luoghi che a me sono cari, alle persone che magari non li conoscevano, tant'è che riesco ad avere ancora oggi, diciamo, dei riscontri da persone che stanno leggendo il libro. Lì mi sono creato questo alter ego, che è appunto il lupo, anche se il lupo in realtà è una figura che mi appartiene sia a livello familiare e sia a livello personale, perché io nel libro lo scrivo, per chi non l'ha letto, perché il lupo tra l'altro è anche un cognome, perché io mi chiamo Cristiano, è un nome che veniva designato al cognome della mia famiglia a San Biaso, un po' i soprannomi che si usavano, venivano chiamati lupi, quindi ho utilizzato anche questo escamotage. In più ho deciso proprio di mettere non soltanto dei lati scientifici, ma anche delle ricerche fatte da me personalmente, sia su testi conosciuti ovviamente nell'ambito locale, ma anche meno conosciuti, perché si tratta appunto di leggende che magari non puoi comprovare con prove, ma rimangono interessanti sotto il profilo proprio del mito, perché l'idea del mito calabrese, del mito ambientato in Calabria, è qualcosa che mi affascina. Pensavo, ma perché dobbiamo ambientare una storia fantasy in America piuttosto che in Inghilterra, tipo Stone Age? Noi abbiamo dei luoghi bellissimi in Calabria, ambientare un fantasy proprio qui in Calabria, dove ci sono boschi, ci sono luoghi come dei borghi che mantengono inalterati dei segreti che nessuno di noi forse riuscirà mai a comprendere. Penso anche alla tenuta dove ci troviamo in questo momento, dove ci sono la grotta dei briganti, quindi ci sono tanti misteri e i misteri mi affascinavano, quindi ho deciso che faccio, lascio intentata questa possibilità di far conoscere ad altri e a me stesso, di intraprendere questo viaggio di cui parlavamo prima, e ho deciso di mettere nero su bianco qualcosa che non era soltanto dentro di me, in quanto indice di un sogno che magari una persona può fare e quindi decide di trasporre quello che è la mia fantasia, ma sono proprio delle ricerche vere e proprie di tradizioni, di storie, di cultura popolare, e poi si rivela anche in personaggi come Umagaro, il chieno di Umagaro, insomma la sensitiva Lina, la non vedente che però acquista la possibilità di disegnare attraverso i sogni la realtà o quello che sarà il futuro, e anche personaggi che invece rappresentano la realtà dove non c'è nessun sogno, come per esempio Fabio, che è un ragazzo disabile che però è molto intelligente perché ha la distrofia muscolare, si costruisce un esoscheletro perché gli permette di camminare, è una persona molto intelligente al pari di Stephen Hawking oppure di Albert Einstein, e riesce a trovare un sacco di soluzioni al di fuori di quello che sono appunto le magie, le cose che hanno a che fare col mondo dell'occulto. Quindi c'è un po' il reale, l'irreale o lo sconosciuto, e qui si mescolano un po' come nella vita quello che è la ricerca dell'amicizia, la persona che tu conosci però non conosci davvero perché già non conosci te stesso, quindi figuriamoci se riesci a conoscere il prossimo. Si lega questa compagnia proprio da delle avventure e da situazioni che gli impareranno a conoscere non solo attraverso i luoghi, attraverso gli oggetti che troveranno, ma attraverso anche proprio una introspezione di sé, confrontandosi, come diceva prima il professore, l'uno con l'altro e venendo finalmente a capo di quello che è il senso compiuto di una vita, perché poi il senso compiuto di una vita
lo scoprirà ogni personaggio durante il viaggio che sta compiendo, anche se questa è una trilogia per me, quindi questo è il primo volume, quindi vi invito, diciamo, a leggere il primo per poi scoprire come sarà il secondo e il terzo. Il senso del mistero è un po' una componente della vita dell'uomo. Perché? Perché è una componente della sua psiche e del suo viaggio. E unitamente a questo senso del mistero c'è nell'uomo anche un insieme di condizioni che possono far sì che la sua vita manchi, che la sua vita, cioè, non si realizzi, non si concretizzi. Ludwig Zanger, nel suo saggio Tre forme di esistenza mancata, nelle quali cercava di individuare le motivazioni della schizofrenia dell'uomo, sottolineava tre aspetti che possono fare di un'esistenza un'esistenza mancata: l'esaltazione fissata, la stramberia, il manierismo. E lo dicevo stamattina a Cetraro, nel intervistare una scrittrice che aveva scritto a quattro mani un libro tutto al femminile sulla storia di una ragazza, Emma, e lo dicevo perché ad Emma era negato l'amore e rischiava di far sì che la sua esistenza divenisse un'esistenza mancata, ma non perché le veniva negato l'amore, ma perché attraverso la negazione dell'amore le si impediva di aprire quel rapporto essere persona che è alla base della vita, è alla base perché la vita si realizzi e diventi non un'esistenza mancata, ma un'esistenza riuscita. Qualcosa del genere si muove anche nel tuo romanzo attraverso gli ostacoli che il protagonista incontra su questo cammino della conoscenza di sé e della conoscenza del mondo. Nel corso del viaggio il cammino si snoda in superficie ma anche in gallerie sotterranee, fra luoghi della nostra terra, Lamezia, San Biase, Colle dell'Infinito, Cleto e anche altri centri. In merito a Cleto, tu fai dire a Giuseppe, testualmente, uno dei personaggi, testualmente: il castello di Cleto sorge su un complesso monolitico preesistente che lo ricollegherebbe al culto in questione. Ebbene, parlaci di questo culto, no? E della leggenda anche, in verità molto suggestiva oltre che interessante, la leggenda che fa risalire le origini di Cleto alla troiana Cleta. Sì, allora, innanzitutto io non sono cletese, ma sono stato adottato, diciamo, a Cleto, nel senso che comunque mi sono trasferito a Cleto perché sono originario di Lamezia, di Nicastro, quindi ho imparato un po' la storia di Cleto, e mi capita che quando vengono appunto gli amici a trovarmi faccia un po' da guida. Beh, la storia di Cleto è molto bella perché innanzitutto inizialmente si chiamava Cleta dal nome appunto di una amazzone, sarebbe la nutrice pentasilea appunto della storia, come dicevamo prima, di Troia. Tra l'altro se ne è innamorato proprio Ulisse. E c'è da dire che cosa? C'è da dire che in questa leggenda, che a me piace moltissimo, il triumvirato è di sole donne, perché poi Cleto era prima Cleta, poi Petramala e poi Cleto, quindi c'è tutta questa leggenda qua. Io dico anche che cosa? Quando parlo del complesso monolitico che è preesistente, è perché ci sono degli studi, io non ho approfondito la cosa, ma l'ho lanciata lì un po' come pietra che qualcuno, insomma, poi può raccogliere o non raccogliere. Si dice addirittura che quel complesso fosse preesistente ancora
alla guerra di Troia, cioè lì si parla ancora prima. Questi sono, diciamo, degli studi fatti da una persona sempre calabrese. A me però giustamente la domanda è stata fatta su Cleta, e la storia è molto bella, perché Cleta è appunto la nutrice di Pentasilea, decide di dare appunto come dire degna sepoltura a questa bellissima amazzone, e si trova sulle coste calabresi. Si pensa appunto che sia Cleto il posto dove, insomma, decide di edificare questa città, anzi questo castello, e da lì viene edificato, insomma, il paese, insomma la città di Cleto, e questo castello. Io però molto, molto spesso penso proprio all'idea di quello che il tempo è andato. Io immagino ad esempio proprio com'era la vita all'epoca di Cleta, delle battaglie, delle donne che facevano parte di questo triumvirato di sole donne, dove gli uomini erano semplicemente, essendo delle amazzoni, dedicati ad altre cose. Penso quanto la storia ci abbia insegnato, e quanto la storia però sia dimenticata. Non viene mai tramandata la storia del singolo paese, che magari può ricollegarsi a una storia studiata sui libri di scuola. Penso per esempio a quanto sia importante un personaggio in una storia. Io ho voluto richiamare Cleta perché mi serviva come collegamento per trovare uno dei sigilli che cercavano, che cercano appunto i personaggi. Però è anche vero che ogni personaggio ha dietro di sé una storia. E la storia del personaggio che in quel momento io sto ricordando, che è Cleta e quindi il paese in cui io vivo, rappresenta di per sé un qualcosa che si snoda attraverso gli anni. Io al professore, per esempio, l'altra volta stavo dicendo come nascono magari dei capitoli dei miei libri. In questo caso questo capitolo è nato non soltanto sulla base delle conoscenze magari su Cleto, ma proprio sul fatto che i protagonisti si trovano in un luogo di Cleto poco conosciuto, che è la Fossa della Lupa, dove lì verrà appunto rinvenuta una stanza segreta. Adesso vi sto spoilerando un po' quello che è il libro. A me interessa proprio questo, portare l'attenzione su un luogo e fare in modo che il protagonista, che è colui che legge il libro, decida di andare in quel luogo a scoprire se è reale quello che dico o se c'è qualcosa ancora da scoprire. Perché questo, diciamo, io quello che voglio fare con La Compagnia del Lupo: spingere con curiosità la persona a leggere, a incuriosirsi ed andare alla ricerca, non lo so, sulle sponde del Mediterraneo esiste un'isoletta, ok, andate su quell'isoletta a verificare se quello che è stato scritto è vero. A me piace questo, cioè verificare, scoprire, appurare se quello che dico io è vero o è una leggenda, o se della leggenda ci sono altre leggende. Ad esempio mi è capitato di andare di recente a fare la presentazione a San Lucido, e mi hanno raccontato una leggenda simile a quella di Cleta. Ed è bello questo scambio, perché in tutta la Calabria abbiamo dei posti molto simili per quanto riguarda la storia popolare, e che però vengono dispersi a causa del sovrastare, delle sovrastrutture e di quello che è il famoso progresso, che spesso non è progresso ma è dimenticanza del passato. Ecco, Cleta, quello che ci hai detto sulla grecità. Ne parlavo poco fa con gli amici ospiti di Bovalino, questa grecità che ritorna, che vive fra noi, è la nostra anima, è la nostra anima. C'è dell'Achille, come voleva il filosofo Carlo Diano, la passione, ma c'è anche Ulisse, il loico, l'astuto, e entrambe le componenti convivono nella figura di Socrate. Il grande Socrate. A un certo punto del romanzo, ragazzi, disse Fabio, il testo della sirena parla di quarantesima porta. Nel bosco, a quanto riferisce Luigi, ci sono i ruderi dell'abbazia dei santi 40 martiri, come anche nelle terme di Caronte, di proprietà della famiglia Cataldi. Ora, se volessimo basarci sulla leggenda, la zona della Gurna potrebbe nascondere qualche accesso segreto. Ebbene, cos'è questa abbazia, caro Riccardo?
che misura ha nella realtà e che funzione svolge nell'economia della storia narrata. Allora, innanzitutto c'è da dire che questa abbazia ormai... Dell'abbazia sono rimasti soltanto i ruderi, noi quando si fa a fare le escursioni la si va a visitare, poi c'è ovviamente qualche altro monumento appunto in possesso della famiglia Cataldi, che realmente esiste, che è la famiglia che ha le Terme di Caronte, e la Gurna è quella pozza d'acqua che sta proprio vicino alle Terme di Caronte, che dà la possibilità alle persone di bagnarsi e usufruire delle acque termali. L'abbazia ha un senso perché l'abbazia è l'abbazia dei 40 martiri, questo numero 40 che ritorna spesso, la quarantesima porta. Ripeto, spingo il lettore a indagare, a farsi una domanda: questi 40 martiri chi sono? Perché poi i 40 martiri, per chi sa la storia, i martiri di Sebaste, va a scavare, diciamo, in un passato molto remoto dove appunto questi martiri decisero di non abbiurare alla religione cristiana e si sacrificarono, ecco perché martiri. La chiesa, l'abbazia, quelli che sono, diciamo, i ruderi, sono proprio all'interno di quelle montagne. Noi li abbiamo visitati, sono rimasti, sono belli perché comunque rappresentano un passato che per noi è molto importante, e quei ruderi all'interno della storia, del primo capitolo almeno, della Compagnia del Lupo, sono il senso che lega i personaggi alla quarantesima porta. Anche se poi, ripeto, bisogna arrivare fino alla fine per comprendere che cos'è questa quarantesima porta, se esiste davvero, se è soltanto una leggenda anche la porta, non vi posso raccontare il romanzo fino alla fine. Però il numero 40, che al momento, diciamo, nel primo capitolo della saga, diciamo, si ripete per tante volte, si ripeterà sicuramente anche nel secondo e nel terzo, perché il 40 è un numero molto importante. E ciò non toglie che i protagonisti possono ritornare in questa, diciamo, ruderi dell'abbazia per scoprire nuove cose. Quindi il senso della quarantesima porta e dei 40 martiri è sicuramente legato non soltanto dal numero, quindi dalla numerologia, diciamo, in sé, ma proprio dal senso stesso che porta il sacrificio, i 40 martiri, quindi è tutto collegato al fatto dell'avventura, al fatto del viaggio e a quello che è poi anche il territorio lametino sopra Caronte, perché chi conosce, insomma, quelle zone sa anche un po' di storia, diciamo, locale. E la famiglia Cataldi possiede, ripeto, molti scritti, molti diciamo, documenti consultabili e non. Io me ne sono anche, diciamo, avvalso quando ho scritto il libro, per avere la possibilità anche di documentare con cose, diciamo, reali quello che poi è diventato una storia un po' fantasy, ma per permettere a me, diciamo, di far viaggiare il lettore con un po' di fantasia. Ma se no, per il resto, il 40 è importante. Hai parlato dell'importanza simbolica del 40, hai parlato di numerologia. Io ho riscontrato anche qualcosa di esoterico nelle tue pagine, ad esempio i sigilli, la loro sovrapposizione, la stessa porta, forse anche la simbologia delle api ha a che vedere con l'esoterismo, chissà. A cosa è dovuta questa immersione nell'esoterismo da parte del narratore protagonista? Sicuramente la simbologia delle api è molto importante, quindi questo è un dettaglio, professore, che avete notato molto vero, perché oltre al fatto che le api in natura regolano, come diceva Albert Einstein, proprio se spariscono le api, secondo Albert Einstein sarebbe finito proprio il mondo, io penso che comunque le api sono sempre un termometro di quello che è la natura. Le api a livello anche esoterico, a parte la fertilità, rappresentano anche un po' l'idea della metamorfosi, per quel che è poi il senso anche del libro stesso. I sigilli assolutamente sì, rappresentano proprio qualcosa di esoterico, tant'è che io nel libro non li ho ancora specificati come simboli, però nel secondo voglio proprio farli vedere come saranno questi sigilli, perché ha un senso proprio con l'idea dell'infinito, perché quello è un altro simbolo molto importante che ripercorre il primo romanzo, ma sarà sicuramente presente anche nel secondo. E poi sì, l'esoterismo
come dire, è un qualcosa che non è soltanto credenza popolare, è proprio un'idea che la scienza è l'esoterismo stesso. Infatti lì si parlava ad esempio di magnetismo, di questi sigilli siano un po' collegati, quindi l'idea che qualcosa sia esoterico ma in realtà sia semplicemente scienza rapportata al passato in certi casi mi affascinava. E poi c'è l'esoterismo in sé, cioè nel senso il potere proprio, non so, di un sacchettino che impedisce al lupo di trasformarsi nel capitolo dell'arresto. Ci sono, diciamo, tante cose che hanno a che fare sia con l'esoterismo in quanto tale, ma sia anche con quello che viene concepito come esoterismo, ma in realtà è scienza pura, dove magari delle antiche civiltà avevano più conoscenza di noi rispetto a quello che è l'attuale conoscenza del magnetismo, gli dicevo, piuttosto che della posizione dei pianeti o della posizione anche di alcune rocce all'interno di un contesto geologico. Quindi è sì esoterismo, ma è anche un po' vicinanza con quello che è una scienza probabilmente non ancora appurata, ma che nell'arco del, ripeto, del viaggio sarà un po' più chiaro. Dicevo all'inizio che ci sono degli ostacoli. Degli ostacoli lungo il viaggio, e fra questi Giovanni Maria dei Medici. Cosa rappresenta questa figura nella dinamica della narrazione? Allora, lui teoricamente è il cattivo, sarebbe colui che si mette davanti ai nostri protagonisti, perché è colui che un po' nella vita reale decide di fare razzia di quelli che sono dei beni che potrebbero essere invece messi a disposizione di tutti. Io penso sempre, non lo so, a una persona che ha un Van Gogh in casa, una collezione privata, e se lo tiene a casa e non lo fa vedere al mondo. È la stessa cosa, cioè, la famiglia De Medici del libro vuole che la cultura sia pilotata, vuole che i libri, piuttosto che questi oggetti antichi, siano solo di proprietà della famiglia De Medici, e tendono a nasconderli o comunque a creare solo esclusivamente una certa nicchia e cerchia di persone che possono visionarli e vederli. Loro invece, il gruppo vuole che tutta questa sapienza, conoscenza sia a beneficio di tutti, un po' come visione universale delle cose. Fabio è uno di quelli che forse più di tutti vuole che il mondo possa avere come dire una cura, diciamo, chiamiamola così, sto spoilerando un po' quello che è il libro, ma io dico che comunque ogni protagonista ha in sé l'idea che il bene è un bene comune, che non bisogna fare in modo che soltanto una o poche persone possano, diciamo, avere accesso a delle conoscenze. La quarantesima porta viene ricercata proprio da Giovanni Maria de' Medici, proprio perché lui pensa che all'interno si possono celare tesori e misteri che lui vuole giustamente conoscere, vuole giustamente sapere, ma per poterli utilizzare unicamente per se stesso. Loro invece, la compagnia del lupo, vogliono preservarli. È un po' quello che alcuni di noi fanno quando decidono di intraprendere, penso anche un semplice come dire, difesa del territorio, anche un'avventura. Penso anche a questa tenuta sia un'avventura, cioè rispetto magari ai grandi alberghi che compaiono, ci vorrà sicuramente più difficoltà di altri nel mantenere vivo un luogo, però se c'è la giusta compagnia vicino, come dice appunto Fabrizio Caramagna, il giusto lupo vicino, tutto è possibile. Quindi io penso che anche se c'è un personaggio che è più o meno cattivo, ma poi alla fine secondo me si rivela sciocco, nemmeno cattivo, ci sarà chi gli farà capire che è giusto condividere e non cercare di tenere per sé. C'è anche nel corso delle pagine, c'è anche l'incontro col rabbino e con la menorah, uno dei principali simboli del mondo ebraico. Qual è il senso di questo simbolo nel percorso del suo lavoro? Allora, io ho avuto la fortuna ad esempio di conoscere la rabbina Barbara a Serra Stretta, quindi io personalmente, io Riccardo,
ha un legame, diciamo, non tanto con l'ebraismo quanto con le religioni. Sono belle le religioni, mi affascinano. Quel simbolo è un simbolo molto importante, un simbolo molto importante. Penso che per quanto riguarda i personaggi, ovviamente non parliamo di esoterismo, perché lì andremmo a probabilmente a indagare qualcosa che non è parte proprio di questo libro, però il simbolo della menorah, poi anche l'idea della gocciolina, insomma tutto quello che viene raccontato un po' nella storia, ha un senso, perché è un tramandare qualcosa. E il senso del tramandare qualcosa, che poi viene anche detto da ogni personaggio ha qualcosa da tramandare. Io volevo mettere a tutti i costi proprio un po' di cultura ebraica, almeno nel primo capitolo di questa saga, perché, ripeto, la storia anche della religione cattolica, della religione cristiana, si basa anche su quello. Quindi ci sono molte cose che non sono state interpretate, sono state interpretate diversamente, e che io vorrei reinserire in maniera diversa. Ad esempio la Torah mi interessa molto, io non l'ho messa adesso nel primo capitolo, però sto inserendo dei piccoli dettagli per far capire al lettore che c'è qualche altro collegamento, tant'è che, questo l'ho detto in altre presentazioni, ho messo dei personaggi marginali che poi diventeranno principali, e la stessa cosa vale proprio per questo simbolo che, professore, lei ha notato, che molti non mi hanno mai chiesto, nessuno lo ha mai menzionato, e invece no, è un simbolo importante, di una cultura importante, e volevo che fosse richiamata. Ma perché? Perché comunque sicuramente la metterò nel secondo e nel terzo, questa è una, diciamo, una notizia in più che vi do. Non l'ha notato nessuno, voi l'avete notato, è grande questa cosa, perché non tutti la notano. Grazie, io ho il vizio di studiarmi i libri che devo presentare. Senti, è un'altra cosa che ho notato. Molto spesso tu chiudi i capitoli riferendo qualcosa, riportando qualcosa detto da personalità del mondo intellettuale, sia letterario o scientifico. Questa scelta è una scelta puramente letteraria o ha un'altra valenza o è dovuta ad altro? Anche questa è una bella domanda. È nata da un... È una cosa voluta, perché spesso e volentieri, ormai, si parla di nozionismo. Io penso, ad esempio, su Instagram, piuttosto che sui social, si legge la frase ma non si sa chi l'ha scritta, e finisce là. La mia speranza è, concludo il capitolo con una frase che ha senso, diciamo, nel capitolo, però vorrei che la persona che poi legge questa frase di un'altra persona sia così ispirata da andare a cercare il libro dalla quale è tratta, perché questo è il mio messaggio. È successo, perché è successo che alcune persone, alcune ragazze di 17 anni, 16 anni, 18 anni mi contattassero facendo la foto al capitolo del libro e alla frase, dice, ah bella questa frase, ma l'ho scritta io, l'ha scritta un'altra persona, dice adesso voglio vedere se ce ne sono altre, oppure chi l'ha scritta, dove l'ha trovata. Io ad esempio porto frasi del Buddha, piuttosto che di altri autori che mi piacciono molto come Shakespeare, ma anche... frammenti di canzoni, penso anche a una canzone di Mina. Cioè, io voglio che la persona che legge il mio libro abbia degli indizi per poter andare alla ricerca non soltanto di quello che è poi la storia, quindi il mio libro, ma anche degli indizi a farsi ispirare e a conoscere quello che è, ad esempio, una frase scritta da Paolo Coelho, e leggere il libro di Paolo Coelho invece della singola frase, perché magari su internet gira un'unica frase, però poi non vai ad approfondire. Io spero che invece il libro possa portare poi, con la frase finale che a conclusione chiude il capitolo, a ricercare quello che invece è un autore che mi ha ispirato nell'arco degli anni e mi ha portato a crescere, perché ogni libro che ho letto, ogni autore che mi ha lasciato qualcosa, poi io l'ho voluto riportare, o perché l'ho regalato a mia volta attraverso un libro, o perché l'ho scritto e riportato ad esempio sul mio libro personale, o perché in un discorso ne abbiamo parlato e ho riportato quella frase. Quindi per me sono maestri di vita questi personaggi che ho citato nel libro, e spero che possano diventare, non dico maestri di vita, ma saggi sussurratori
per il mondo moderno che spesso e volentieri lascia andare troppo spesso. Mi fa piacere quello che dici. E ci avviciniamo ormai verso la conclusione di questa presentazione e intervista. Ancora due domande e poi chiudiamo. Nel romanzo c'è anche spazio e tempo per l'amore, per esempio l'amore di Marco del protagonista per Marco, ma anche spazio per l'amicizia, tant'è che tu solleciti ad una fratellanza universale, e nel sollecitare alla fratellanza universale riporti un'affermazione di Margherita Hack, che dice testualmente: tutti noi abbiamo un'origine comune, siamo tutti figli dell'evoluzione dell'universo, dell'evoluzione delle stelle, e quindi siamo davvero tutti fratelli. Allora mi domando e ti domando: perché figli dell'evoluzione e non d'uno stesso padre creatore? Allora, io credo molto nell'evoluzione, nel senso che credo che l'essere umano riesca, se lo vuole, a evolversi, e per evoluzione non parlo soltanto di evoluzione fisica, parlo di evoluzione spirituale, parlo di evoluzione a livello proprio di elevazione e di comprensione, che solo con la condivisione, se noi ci riteniamo esseri umani, solo esclusivamente esseri umani, senza razze, senza, come dire, la persona che è più ricca, povera, io diciamo in questa idea di fratellanza universale ci vedo molto il messaggio di Star Trek, che il messaggio di Star Trek è quello che non esisteva la moneta, ognuno ripagava con il lavoro, insomma, con quello che era la sua capacità di poter dare un apporto al mondo di crescere e di evolversi. Quindi l'idea di un mondo dove non esista la moneta, un mondo dove non esistano differenze sociali, o comunque dove non esista l'idea della persona che venga discriminata per un'etnia piuttosto che per un orientamento religioso o per un orientamento sessuale, io penso esclusivamente all'essere umano. Quindi io penso che l'essere umano in quanto tale, se si vuole evolvere e vuole comprendere cosa significa essere ed esistere soprattutto in questo mondo, deve assolutamente fare una ricerca dentro di sé, deve capire, e ripeto, io ho scritto questo libro e alla fine proprio dei tre capitoli si capirà cosa vuol dire proprio la metamorfosi del lupo, perché di metamorfosi si tratta, è un'evoluzione che avviene ed è una presa di coscienza. Quindi io credo molto nell'evoluzione, come lo spiegava Margherita Hack, o come lo spiegava anche Piero Angela, che purtroppo è venuto a mancare da poco, e devo dire è stato per me un maestro, un insegnante in tutti i tempi, perché persona molto aperta, persona davvero grandiosa, persona che avrebbe dovuto vivere in eterno perché è una persona curiosa. Quindi la curiosità probabilmente dell'essere umano nello scoprire se stesso dovrebbe venire prima del cercare di riconoscere per forza a tutti i costi nell'altro un diverso, un nemico, un qualcosa che possa allontanarlo dalla strada che ognuno di noi ha. E quindi o che sia parte di una religione, quindi un cammino religioso, e quindi credere che ci sia un creatore che ha comunque creato un essere vivente e gli abbia detto adesso devi vivere e devi cercare di trovare quello che è la tua strada. Anche l'evoluzione dice la stessa cosa, l'evoluzione ti dice sei qua, non sei qua solo esclusivamente per sopravvivere, ma devi cercare di comprendere qual è il posto nella società. Il posto nella società deve essere per forza un posto dove tu devi condividere con l'altro, non è una lotta continua dove il più forte, se no non è più un'evoluzione. L'evoluzione significa comprendere una sorta di uguaglianza che è insieme anche diversità, però allo stesso tempo riconoscersi in un'unica, diciamo, genere, il genere umano, e non e smetterla di fare la razza, il bianco, il nero, il buono, il cattivo. Alla fine forse si scoprirà che alla fine del libro non esistono buoni e cattivi, ma esistono soltanto persone che devono fare un percorso, una strada. Io questo volevo sentirti dire: evoluzione, ma con una base fatta da elementi di spiritualità, e attraverso questa spiritualità si procede verso il padre comune,
verso il creatore. Diceva un poeta tedesco, Johann Peter Hebel, noi siamo piante che, ci piaccia ammetterlo o no, ben radicate al suolo, debbono ergersi verso il cielo per poter fiorire e portar frutti. E il cielo è la dimensione spirituale. Si rifaccia o no a questa fede o a quell'altra fede, è comunque una dimensione di spiritualità. Ed ora arriviamo all'ultima domanda. A un certo punto della narrazione il protagonista chiede a Luigi: toglimi una curiosità, lui, cosa ti aspetti di trovare al 40° ingresso? Ebbene, caro Riccardo, cosa potrà trovare il lettore quando giungerà al 40° ingresso e alla conclusione della narrazione? Ma allora, la domanda che insomma ci si fa è giustamente sempre la stessa. Cosa c'è alla fine? Troveranno questo 40° ingresso? Cosa ci sarà dentro? E qui torniamo all'inizio, quello che ha detto all'inizio il professore, il viaggio. Io consiglio sempre alla persona di leggere un libro dall'inizio senza saltare e andare avanti, perché magari uno per curiosità decide di leggere le cose con velocità. Però questo tipo di libro, siccome è scritto anche con capitoli brevi di 5 pagine, si legge anche abbastanza velocemente. Io non voglio dire quello che potrebbe esserci nel 40° ingresso, nella 40ª porta, perché poi viene chiamata in vari modi. Voglio dire che comunque, rispondendo a una domanda fatta da un bambino qualche presentazione fa, perché poi i bambini sono quelli che riescono a darti le risposte, un bambino mi disse, posso farti una domanda? Ho detto sì, ma si chiama 40ª porta, quindi vuol dire che ce ne sono altre 39? Ho detto, tu sei stato quello che mi ha fatto la domanda più bella, perché sei stato più furbo e attento. Quindi io voglio dire questo, non vi posso dire quello che c'è dentro, cosa troveranno, però se c'è un 40° ingresso, ce ne potrebbero essere altri 39, oppure più di 40. Quindi non fissiamoci sul fatto che ci sia soltanto una porta e ci sia soltanto un ingresso e un accesso, perché come le soluzioni, nella vita non c'è soltanto una soluzione, ce ne sono più di una. E quindi non pensiamo quello che ci potrebbe essere solo nel 40° ingresso. Cerchiamo di fare questo viaggio, magari scopriremo che oltre al 40° ingresso ci sarà il 41° ingresso, ci sarà il 39° ingresso. Quindi lascio al lettore la possibilità non solo di scoprire quello che ci sarà leggendo la fine del libro, perché penso che la cosa più importante sarà proprio chi ci sarà, non cosa ci sarà. Quindi vi lascio con il chi e non con il cosa. Ed è bello quello che hai detto, proprio cominciando a rispondere. Alla fine si ritorna all'inizio. Mi hai ricordato la chiusura di una rivisitazione della tragedia greca in un film di Pierpaolo Pasolini. Mi pare fosse Medea. Non ci scommetterei, però mi pare fosse Medea. Sa, l'ho visto. Ebbene, anche lì diceva, la vita, perché intrecciava la realtà del tempo e quella del mondo greco, la vita finisce dove inizia. Proprio a voler far capire che passato e presente sono in un intreccio continuo e quindi si prestano all'apertura non della 40ª porta, ma di più porte ancora. Ebbene, concludendo, ogni libro ha un senso recondito che ne svela il significato profondo e ne indica il messaggio. Questo viaggio, condotto nei meandri del proprio inconscio alla ricerca della consapevolezza e negli anfratti della realtà del mondo vicino e lontano, al fine di conoscere l'essenza oltre che il senso dell'uno e dell'altro, io lo vedo questo viaggio in una certa direzione. Lo colgo come il tentativo riuscitissimo, non riuscito, riuscitissimo direi,
dell'epifania della propria natura attraverso una ricerca che mira a svelare il sé ma anche l'universo mondo, necessario per la conoscenza del sé e per l'identità, e ciò per realizzare il socratico invito al gnosis eauton, gnoscete ipsum, a conosci te stesso. Ma anche c'è un altro momento, che è il momento della convergenza dei due piani paralleli di cui ho detto nella premessa, e cioè a dire, unitamente a tutto ciò, il romanzo sublima anche il senso della fratellanza, della benevolenza. Diceva Sofocle nella Iace, charis charinegar etictusa aei, cioè la benevolenza richiama sempre la benevolenza. La benevolenza come espressione d'amore e d'amicizia non è mai rivolta a se stesso, ma sempre all'altro. È fare il bene dell'altro. Ebbene, concludendo, sento di dover sottolineare che se la consapevolezza identità, gnosis auton, è il senso del romanzo, la benevolenza ne è il messaggio. Complimenti e in bocca al lupo per la tua carriera letteraria e per le opere, hai parlato di trilogia, che andranno a chiudere questa trilogia, ok? E dopo in bocca al lupo si dice viva il lupo sempre, ok? Grazie davvero professore, grazie a voi che siete venuti qui alla tenuta Bocchinetti e grazie a Carmine per questa presentazione che, ripeto, è sempre importante perché si ragiona con una persona molto, molto intelligente e molto attenta, il professore. Grazie davvero, grazie ancora. Sì, facciamo un libro con queste vostre appunti.